E ciao a tutti, in questo video vedremo come poter ottenere il trofeo nascosto in giusto posto. Vi informo che per ottenere questo trofeo dovremo completare il favore legato a Lindgren. Per poter attivare il favore dovremo parlare con Ratatoski vicino alla casa di Sindri. Però ragazzi, non escludiamo nemmeno la possibilità che il favore si attivi anche recandosi semplicemente in uno dei luoghi che vedrete successivamente in cui possiamo trovare i cuccioli. Prima di lasciarvi al resto del video in cui vedrete i vari passaggi proprio per ottenere questo trofeo, ragazzi, vi informo che sul canale è presente una playlist dedicata a guide, aiuti e soluzioni per God of War Ragnarok e rinnovo però come sempre l'invito a scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Detto ciò, ragazzi, passiamo a vedere i vari passaggi e dove si trovano i vari cuccioli. Come potete vedere, ci troviamo a Svartalfheim. Vi avvicino la visuale per comprendere meglio la posizione esatta, spiaggia del drago. Inoltre, ragazzi, possiamo prendere di riferimento questo passaggio mistico. Da esso sarà facilmente raggiungibile proprio la spiaggia del drago. Fatto ciò, nel resto del video vedrete come raggiungere il primo dei cuccioli. Ovviamente interverrò a parole nei momenti decisivi. Per quanto invece riguarda gli scontri, vi informo già in anticipo che li ho saltati per rendere il video più fluido. Ma state tranquilli che riuscirete, seguendo proprio il video, a raggiungere il cucciolo. In questo caso, proprio salendo da questa parte, sarà necessaria la lancia. Io in questo caso l'avevo già utilizzata, ma se non l'avete ancora a disposizione, ragazzi, tranquilli, vi basterà proseguire con la storia principale. Come vedete, regione nascosta scoperta. Saltiamo pure lo scontro e ci dirigiamo proprio a sinistra, in questa direzione. Anche in questo caso saltiamo lo scontro, proseguiamo e come potete vedere attraverso una sfera di magma saremo in grado proprio di distruggere questo blocco. Sempre attraverso la sfera di magma, ragazzi, vi consiglio per proseguire in questo scontro di mirare in alto, come vedrete tra poco, per distruggere il nido. Guardate, eccolo qua. Fatto ciò, saltiamo lo scontro, ma se non fate in questo modo, come avete appena visto, i nemici continueranno ad arrivare. Stessa cosa anche qua, passaggio bloccato, quindi basterà tornare indietro, recuperare la sfera di magma e lanciarla nello stesso modo che abbiamo visto precedentemente. Anche dietro questo ostacolo ci sarà un ennesimo scontro, un pochino più complesso. Ovviamente vi salto anche questo, ma considerate che vicino c'è la produzione di sfere di magma, potete utilizzarla a vostro vantaggio per completare proprio lo scontro nei migliori dei modi. Fatto ciò, ragazzi, come possiamo vedere, possiamo raggiungere e ottenere la frattura che ci dà la possibilità di recuperare uno dei cuccioli. Eccolo qua, missione compiuta. Tra poco invece vedremo dove si trova il secondo dei cuccioli. Io in questo caso, come potete vedere, mi è apparso 2 su 6. Ovviamente non ve li metto in ordine di come li ho ottenuti, ma li metto in ordine di semplicità proprio da raggiungere. Come potete vedere, ci troviamo sempre a Svartalfheim e prendendo di riferimento lo stesso passaggio mistico, in questo caso salendo verso l'alto, potremo raggiungere questo luogo, l'isola Alberic. Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio il punto esatto. Raggiunto questo luogo, vedremo, come nel caso precedente, dove si trova il secondo cucciolo. Anche in questo caso, ragazzi, vi salto gli scontri e vi informo che c'è bisogno della lancia. Vedete, in questo caso dovremo piantarla da questa parte, salire nella parte superiore e interagire sempre con la lancia per frantumare una roccia che ci permetterà proprio di attivare questo congegno che troviamo qui di fronte. Per poterlo fare, miriamo a sinistra con le frecce soniche, non quelle sigillo. E da questo punto avremo la visuale sulla roccia di cui vi parlavo poco fa.
Guardate, miriamo in questa posizione. Una volta fatto ciò, premiamo triangolo e a questo punto vedete il congegno salirà. Tornando indietro e salendo sul congegno, ragazzi, potremo raggiungere il secondo cucciolo. Detto ciò, ragazzi, a tra poco, nel momento in cui vedremo la posizione del terzo cucciolo. A questo punto dovremo raggiungere le terre umide di Orvangar. Vi avvicino anche la visuale per comprendere il punto di partenza del video, poiché utilizzeremo questo dispositivo per raggiungere le miniere. Nel resto del video, ragazzi, le parti meno influenti saranno velocizzate. Non credo ci sia bisogno di un intervento a voce, ma se avete bisogno comunque di qualche punto in particolare, scrivetemelo nei commenti. Detto ciò, vi lascio al resto del video e ci sentiamo tra poco con la posizione del quarto cucciolo.
Cambiando regno ci troviamo a Vanheim. Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio la posizione esatta. Tra questo passaggio mistico e il cucciolo c'è una distanza veramente piccola, però magari per alcuni di voi c'è anche la possibilità che non abbiate sbloccato ancora questa zona. Se così fosse, scrivetemelo nei commenti che vi passerò un video legato proprio ad un favore che ci dà la possibilità di completare questa zona, così che abbiate anche a disposizione anche voi questo passaggio mistico. Detto ciò, ragazzi, tra poco vedremo anche la posizione del prossimo cucciolo. Ci troviamo sempre a Vanheim, in questo caso però siamo nei pressi del passaggio mistico dell'ingresso del cratere. Raggiunto questo luogo proprio partendo dal passaggio mistico, vi mostrerò come poterlo raggiungere. Nel resto del video vedrete proprio i vari passaggi. Anche in questo caso, se avete bisogno in particolare di un punto che non riuscite a proseguire, scrivetemelo nei commenti. Detto ciò, ci sentiamo tra poco quando andremo a vedere la posizione dell'ultimo dei cuccioli. Cambiando regno ci troviamo a Svartalfheim. Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio il punto di partenza del video che seguirà.
Ragazzi, partiremo da questo passaggio mistico. Per quanto riguarda poi questo cucciolo, io spero che l'abbiate trovato durante proprio la storia principale. Poiché se così non fosse, per poter ritornare in quel luogo che vedremo tra poco, ci sarà bisogno veramente di molto tempo. Nel resto del video vedrete come si raggiunge questo luogo. Nel caso in cui abbiate però un passaggio bloccato, vi garantisco che è legato alla quest principale. Quindi magari proseguite con la storia principale e vedrete che sarete in grado di raggiungere il luogo proprio dell'ultimo cucciolo di questo video. Ve l'ho messo proprio per ultimo perché spero per voi che l'abbiate ottenuto, come vi dicevo precedentemente, come mi è successo tra l'altro a me. Però per poter rifare un video che dia la possibilità a tutti di capire dove si trova, vi mostrerò proprio questo video in cui, partendo proprio dal passaggio mistico, raggiungeremo la zona del cucciolo. Detto ciò, ragazzi, io spero che il video vi sarà di aiuto, spero che il video di per sé vi sia stato di aiuto. Successivamente, dopo che avrete trovato tutti i vari cuccioli, vi basterà tornare da Ratatoschi e vedrete che otterrete il trofeo. Ragazzi, un saluto. Prima di lasciarvi, vi ricordo di scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Di nuovo un saluto e buona visione.
Ma campanella! Din din! Sai come si fa? Salve, mi fa piacere. Come richiesto. Che cuccioletti irrequieti. Tutti quei cuccioletti ora sono al sicuro nella loro nuova casa. Avete la mia gratitudine. Ottimo lavoro, complimenti. Hai voluto i cuccioli di Drago. Perché? Oh, per alleviare la solitudine del mio povero cuore. Oh, è stato molto sincero da parte tua. Normalmente non parlerei così, ma sembra che Scoiattolo Ansioso abbia imparato qualche cosa da voi su... Cos'era? Non dare peso a ciò che pensano gli altri. Per cui mi permetterò di mostrarvi una mia debolezza. Cercare compagnia non è debolezza. Per gli dèi, non mi aspettavo tanta intelligenza emotiva da uno della vostra... stazza. Non mi importa. Oh, beh, è stata una conversazione piacevole.